Benvenuti nel nuovo unboxing del Decepticon Ace Storm. Allora, ho avuto la fortuna di prendere questo Decepticon su un'asta su eBay e mi è andata davvero bene, anche perché è un modello particolarmente vecchiotto, visto che è del 2010 e non credo di avere niente di così vecchio. La prima cosa che mi sono stupito quando l'ho visto è stata la dimensione della difesa del pacco, perché qua abbiamo la scatola del Deluxe Ratchet lo studio serie 72, che parlano della sola dimensioni, cioè questo è tutto cartone, quelle che ci sono adesso non hanno neanche la finestrella in plastica, invece questo qua è plastica, cioè è molto più bello da vedere. Poi io sono pure nostalgico, magari, perché da piccolo quando andavo nei supermercati c'era questo, ma qua c'è, non so se si vede, c'è il simbolo di Decepticon stampato sulla plastica, c'è sempre a confronto con questo. C'è tutta una storia che chi vuole si mette in pausa e lo può leggere. E qua invece c'è solo la frase, delle frasi per dire che è apparso sullo schermo, che c'è Decepticon dietro, c'è, c'è lo sfondo dietro. Quindi è poi una breve parte di quello che fa nel film, ovvero praticamente niente. Quindi poi ci sono qua i valori che qui non ci sono, ma nel Legacy ci sono. E sono andati peggiorando nel tempo, questa cosa è proprio un peccato. Comunque, mi dispiace un pochino aprirlo, ma va fatto, va fatto. Cioè, perché non vedo, perché è davvero bello, cioè è cattivo, è un Decepticon dall'aspetto molto cattivo, quindi vado ad aprirlo. Ecco qua, adesso la prima cosa che voglio far vedere, oltre alla figura di per sé, è quello che ci trova dentro. E dentro trovavamo questo fantastico libricino che rappresenta un Megatron del secondo film, un design molto molto figo. E poi dentro, vabbè, ci sono aiuto Optimus, Bumblebee, Optimus Prime ha bisogno del tuo aiuto, dell'aiuto di Bumblebee per sconfiggere i Decepticon e rimanere nascosti sulla Terra, eccetera eccetera. Qua ci sono i giochi che si potevano fare, credo che siano i giochi flash che si potevano fare sul sito di Hasbro. Poi qua c'è le pubblicità, ecco, questa è una cosa che veramente non vedo da tanto tempo nei Transformers nuovi, che non pubblicizzano più niente, anche perché non credo che arrivino più giocattoli del genere per i bambini, anche perché non essendoci film è un po' difficile. Comunque vediamo anzi per bambini più o meno, perché luci e suoni non sono per forza per bambini, anche perché questo è un Bumblebee che sembra parecchio grande. Questo qua me lo ricordo da piccolo un pochino nei negozi. Questo qua è lo Starscream, che questo qua è poi più grande di quello dello Studio Series, e da questo qua dovrebbero lo Studio Series praticamente è questa versione più piccola, il Masterpiece è questa versione migliorata e più grande. Poi qua c'è, vabbè, il bellissimo Optimus Prime, appunto, di questa serie, da cui poi hanno praticamente fatto il Masterpiece. E questo qua è molto bello, molto bello. Cioè, praticamente qui ci sono due Masterpiece tra virgolette, perché alla fine non sono niente quelli. Poi qua, vabbè, vediamo un Ratchet, qua un Seaspray che nei film non si è mai visto, qua un Bumblebee con l'ascia che anche qua non si è mai visto, un Ironhead molto carino, anche se c'è un solo cannone. Vediamo se si vede. Sì, c'è un solo cannone, l'altro non sembra proprio un cannone. Poi qua, fantastico. Vabbè, qua c'è un Decepticon a caso con un minibot che diventa un'arma. Va bene. Però qua ci sono gli Aerobots. Oddio, una specie di Aerobots, però un combiner bellissimo. Questo credo che sia la Scala Legend, che adesso sia diventata Core. Faccio vedere questo perché non c'è più, quindi per me è bellissimo avere una cosa così in mano. Poi qua le figure dei videogiochi War for Cybertron, che queste qua non so se voi lo sapete, ma devono uscire nell'edizione Studio Series, quindi questo dovrebbe diventare da un Deluxe che era a un Voyager, e poi questo dovrebbe diventare un Deluxe, però anche già questo è stupendo vedersi. Poi qua, la versione per DS, io ho giocato a quello per la Wii, che
Vabbè, è un gioco per la Wii. Era carino, ma è pur sempre un gioco per la Wii, vedete i suoi limiti. E qua il codice per ricevere Ramjet, che... Oh, a me piacciono i design di questo gioco, sono molto belli, molto futuristici. E poi qua, va bene, quelli per bambini si trasformano in uno scatto solo. E qua un Optimus con luci, parla e suoni di battaglia. E poi qua una pista che sembra quella delle auto, delle Micro Machines. Poi questo è bellissimo perché c'è la Stealth Force Optimus Prime. E sembra, questo qua ovviamente, come siete da qua, è del secondo film. E c'è quello che si vede in Transformers 3, che in particolare c'è Bumblebee che ha una forma del genere, cioè, quindi i giocattoli l'avevano già anticipata, avevano già anticipato la Stealth Mode, Battle Mode, che alla fine Stealth è una cosa che c'è, cioè, il cannone non mi sembra molto, va bene. E poi qua vabbè, la maschera bella, questa qua da piccolo ce l'avevo, queste qua escono sempre, poi qua con una spada e le carte esclusive. Questo è molto bello. E poi vabbè, qua abbiamo anche delle signore istruzioni, che farle entrare tutte, veramente delle plastiche, proprio plastica, cioè adesso usano la carta perché siamo diventati ecologici e fanno bene. Mamma mia, però questa non, cioè, la carta resiste nel tempo, questa non so se resiste nel tempo, ma non so se sia un pregio o un difetto che sia di plastica, sinceramente. Il pregio di sicuro è che è grande, è chiaro, che un bambino ci può giocare. Ed è sempre apprezzato comunque una cosa grande, perché sia mai che chi ha bisogno degli occhiali e vede, non vede da vicino, almeno qua vede bene. Però la cosa fantastica è davanti, da un lato, Changing to Robot, che è per trasformarlo in Robomod. E poi invece qua, Changing to Vehicle, per trasformarlo in veicolo, ed è fantastico. Adesso questo lo mettiamo da parte e eccolo qua, si è bloccato. Eccolo qua, Hailstorm, fantastico, con questa sua modalità lancia missili. Come potete vedere, si alza dei certi gradi di inclinazione, gira fino a un certo punto, perché non per i missili che sono qua sotto, ma per, come potete vedere, non è ideato per girare su tutto. Però comunque è bello che si può inclinare così. Se si inclina troppo si apre, giustamente. Molto bello, molto bello. Si muove grazie a queste quattro ruote. E qua sotto vediamo uno spoiler della modalità robotica. Comunque, adesso io sto facendo una tovaglia, però sembra muoversi bene. Poi, come possiamo vedere qua davanti, c'è una specie di cabina del pilota con pure i buchi. Qua il logo dei Metafuoco, qua il logo dei Decepticon, belli questi cingoli color argento, questo camouflage, questo disegno mimetico. Poi qua è asimmetrico, rende un po' militare. Qui è un pochino, non si mette bene, non è proprio specchiato al 100%, ma può essere benissimo colpa mia di quando l'ho ritrasformato. E qua uguale dall'altro lato, e qua il retro, molto molto bello, molto carino, molto ben dettagliato, bellissimo il mimetico e l'argento dei cingoli. Anzi, più che argento, in realtà dal vivo sembra più metallizzato. Sì, sembra più metallizzato. Adesso dal vivo posso fare, cioè io con l'argento trasformato posso fare vedere una cosa, che io da piccolo giocavo sempre che quando gli umani sgamavano i Decepticon, perché andavano sotto e vedevano parti. Qui si vedono solo le mani, il resto è piuttosto nascosto, ma c'è una cosa fantastica che io mi immagino, io da piccolo me lo sarei immaginato di sicuro. La persona che va qua sotto controlla, e qua bam, gli esce la testa, è tipo jumpscare tantissimo. Oppure qua ancora, che lui qua scappa, intanto vedete dietro cosa succede, oppure si guarda in giro nelle situazioni di pericolo, o comunque se è nascosto. Ecco qua, adesso vi faccio vedere la trasformazione. Quindi qua, per iniziare, vediamo se, ecco qua, si alza, per rendere tutto più facile. Questa parte qua si alzano, i miei sono già divisi perché sono un cane, ma questi qua si alzano.
questi due palati si allontanano, anche se di pochissimo, e qua sostanzialmente si fanno attaccare queste due parti. Qua c'è un piccolo pernetto, c'è un piccolo foro, e qua c'è un perno, e si... ecco qua, un bel click e va. Stessa cosa da questo lato, qua senza click, ma è andato comunque. Poi qua le braccia uno se le può giostrare come vuole, anche se, come potete vedere, qua è soggiunto a sfera, quindi si muove soggiunti a sfera. Qua, ecco qui, adesso, ecco qua, già sto sbagliando, tira sopra la testa, si alzano questi specie di lanciamissili, si alzano questi pezzettini qua, e poi si spinge verso il basso e c'è questo movimento. Vediamo se riesco a farlo vedere bene. Ecco qua, non l'ha fatto bene secondo me, un po' storto. Comunque, ecco qua, click e c'è. E qua abbiamo trasformato le braccia. Poi qua si fa questo scattino qua. E adesso qua ci sono i piedi. I piedi, già da come si trasformano, per esigenze di trasformazione, ci hanno donato la possibilità di avere la caviglia. Già si può vedere. Poi qua a lato, sì, adesso vi sto facendo un casino con le braccia, qua a lato sì, si separano le ginocchia dalle cosce, qua l'avevo già fatto prima, e qui, adesso qua, le istruzioni dicono di alzare così le gambe per facilitare il movimento, ecco qua, si rimette tutto, e questo è una sua modalità, più o meno, quello che io penso sia una sua modalità, la modalità tipo... rilassato, comunque non in battaglia, quando c'ha tutto sul tutto sulla schiena, anche se in realtà così è una schiena davvero importante, credo sia difficoltoso metterlo in equilibrio, anzi vediamo se ci riesco. Ok, sì, si può fare, ma non è granché, si cade subito, quindi subito succede subito come si trasforma secondo le istruzioni, quindi qua si alzava. Io l'avevo già separato, ma fa niente. Qua si alza e si chiude. Qua si fa fare questo movimento. E... ok. Non so se si è visto bene, comunque... sì, se... allora, rifacciamolo, che male non fa. Ecco qua. Scusate, questa è la prima volta che lo faccio in video, quindi... abbiate pazienza. Ecco qua. Qua si separa e qua si allontanano e c'è un piccolo foro. Non so se si riesce a vedere bene qua, ecco, questo qua c'è un foro e qua c'è un altro perno e qua si incastrano. Ecco qua, ecco qua. E manca l'ultimo. Se io non voglio forzarlo. Dai che ce la faccio. Uè, ciccio. Ecco qua, dai, dai. Allora, ho una paura di romperlo, che comunque è sempre un oggetto di plastica. Ecco qua, fatto. Questa è la sua modalità robotica. Faccio vedere così. Non ha problemi a stare in equilibrio. Sembra solo che vada verso il basso. Però... come possiamo vedere qua è molto gorillesco, è parecchio gorillesco, a me questa cosa piace. Poi le istruzioni dicono di tenerlo così, che sembra Maurizio Costanzo senza collo, però così effettivamente è bruttino per il pezzo che lo fa muovere, mettere in via di mezzo così. Adesso qua le braccia possono muoversi a 160 gradi, l'avambraccio si muove in questo modo qua, ha un giunto a sfera, quindi può fare un sacco di movimenti. Queste mani artigliate sono molto belle, anche queste tipo con un colore metallico. Speravo tantissimo che si aprissero, ma chiedo troppo, però sono comunque stupende. E poi ci sono le ginocchia, le gambe che fanno. Possono muoversi davvero parecchio in avanti, indietro un po' meno, un pochino se si forza. Poi c'hanno questo ginocchio che è più o meno 90 gradi. E poi, come si è visto durante la trasformazione, hanno tutta la caviglia che volete.
possono fare le ballerine. Ecco qua. Poi, ecco, un'altra cosa da dire che è veramente, ha veramente tanti dettagli dipinti, come qua questi lanciami, questi cannoncini, non ne ho idea. Qua tutta la forma davanti è finta, fa parte dello sculpt. Ah, non c'ha, non può ruotare il bacino. Altri dettagli particolari che non si sono visti, vabbè, qua queste applicazioni di pittura. E poi nient'altro, vabbè, da viso, la faccia da Decepticon dei film. Questa è molto grillesca, sì, credo che si veda abbastanza. Molto bello, molto bello. È la parte principale, che è la sua caratteristica principale, i suoi cannoni giganti, i suoi lanciarazzi più che altro, sulle spalle. Sono fissi, ma uno li può muovere come vuole, anche perché possono muoversi anche così, quindi può essere molto dinamico. Comunque questi suoi lanciarazzi hanno questi missili in plastica che si lanciano, praticamente basta premere e li lancia. Mo', giusto, è caduto, ma questa è l'idea. Poi per rimetterli basta spingere e fare click. Sì, è carino, sono un po' brutti da vedere nella modalità robotica perché sono fastidiosi da vedere, sì. Però di fronte fanno la loro bella figura, quindi non so se li taglierò o li terrò così. Non lo so ancora, poi deciderò. Il logo dei Decepticon qua sulle cosce è un peccato perché l'avrei preferito in una modalità un po' più, un posto un po' più visibile, tipo ad esempio qua, facevi qui, era molto bello, molto carino, invece no. È molto posabile, anche se l'equilibrio, devi farlo, per metterlo in equilibrio bisogna metterlo in modo particolare che guardi verso il basso, quindi non è una cosa molto bella, però volendo sta pure su, può fare pure la ballerina. E sta su una gamba sola e sta benissimo in equilibrio, anche se tende a cadere. Ecco qua il nostro Hailstorm ballerino. Fantastico. È molto bello come robot. Molto bello. Vediamo se riesco a metterlo in una posa un po' più dettagliata, un po' più carina per la fine. Perché credo di essermi dilungato già abbastanza. Quindi, questa è stata la mia prima recensione in assoluto. Anzi, recensione, non lo so come chiamarla. Lo scoprirete nel titolo. Recensione, unboxing, quattro chiacchiere, qualunque modo decido di chiamare questa cosa. Ecco qua. Vediamo se è così, abbastanza cattivo, esatto. Ecco qua. E comunque grazie per averlo visto, mettete like, condividete e a breve, spero a breve, se ho tempo, arriveranno video in stop motion su di lui. Alla prossima.